Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, nuovo video haul. Sì, ho aspettato un po' per fare questo video, ma non voglio aspettare ancora, altrimenti diventa troppo lungo perché le cose si accumuleranno e verrebbe un video di un'ora e mezza, quindi evitiamo subito. Quindi vi mostro qualche acquisto di trucchi, qualche acquisto di libri e qualche extra. Quindi partiamo subito. Il primo acquisto, che non è un acquisto ma è un regalo, è questo kit di Pupa, che è il kit numero 1 maxi. Questo qui. Ve l'avevo già mostrato nel video dei preferiti di non mi ricordo quale mese. Comunque, me l'aveva regalato Arnold e l'avevamo trovato all'acqua e sapone a 18,90 euro circa, invece che 25 passa euro. Per cui ha voluto regalarmelo perché sa che sono una patita. C'erano vari kit, vari colori, eccetera. Adesso vi mostro com'è il dentro. All'interno c'è questo dépliant con tutti i vari kit. C'è il kit numero 1 e il numero 2. E in base al numero del kit potete scegliere vari colori. E all'interno ci sono tutte le spiegazioni di come utilizzare i vari kit. E poi c'è questa mega plasticona e appunto il mio kit prevedeva 3 smalti con il relativo abbinamento di glitter, piuttosto che il pennellino qua per togliere l'eccesso e i glitter, questi qua, i brillantini con il dotter. C'è questo kit che è appunto il Crazy Crystal, infatti ci sono i cristallini blu, che fa più che altro un effetto sabbioso, il Fluffy Velvet, questo bellissimo rosa, e il Party Queen, questo argento bellissimo. È un kit che, se trovate a questo prezzo, io ve lo consiglio perché è comunque un kit normale di Pupa, si aggira intorno ai 7 euro se lo trovate scontato, e 7x3 21, quindi avete già recuperato un sacco di soldi considerato che ci sono dentro anche altre cosine. Quindi mi piace questo kit, è molto pratico e ci sono tante cose dentro a un prezzo più basso. Poi mia zia mi ha regalato con i punti dell'Estelunga un braccialettino Ops, ovvero questo qui, che è questo qua con le monete. La confezione è questa qui, dietro c'è anche Authentic Card e tutto il resto, quindi sicuri. C'è il braccialetto che è questo qui, nero con le facce dorate. Come vedete c'è anche il cinturino Ops, è molto grande, molto ingombrante, però secondo me è veramente veramente elegante. Indossato è così, potete regolare comunque la lunghezza perché appunto potete scegliere il gancio. E questo qui è il bracciale. Il prezzo di questo bracciale è di 44 euro, come c'è scritto sul cartellino che c'era attaccato, e mia zia so che ha speso sui 2500 punti, che equivalgono a 25 euro, quindi un bel risparmio per questo bracciale che secondo me è veramente veramente carino. Poi con la mia promozione Vodafone avevo un buono da 7 euro da spendere all'OVS, e visto che anche mio padre ha la stessa offerta, avevo due buoni da 7 euro, quindi un totale di 14, che purtroppo non potevo usare insieme, però vabbè. Li ho utilizzati principalmente per prendere le cose di cui ho veramente bisogno. A 3,80 euro ho comprato la cipria di Essence, che sto terminando. È quella compatta, bianca, che ovviamente diventa trasparente una volta applicata sul viso. E appunto l'ho pagata sui 3,80 euro. Per un totale di 8 grammi. A 3,19 euro ho riacquistato il mio correttore in crema Matte Cover Cream Concealer, il mio numero 10. Sempre a 3,19 euro ho acquistato un altro correttore, questa volta questo qui liquido, lo Stay All Day Concealer Long Lasting 16 ore. Appunto questo qua liquido, con cui mi trovo abbastanza bene. Ha una copertura media sulla mia pelle ed è il numero 10 Natural Beige. Comunque ve ne parlerò di questi prodottini in recensioni apposta. A 2,89 euro ho comprato un'altra matita nera, che è la Gel Eye Pencil Waterproof, ed è questa qui. Io l'ho terminata, ma mi sono trovata divinamente, meglio che quella classica, quella a rotazione, perché questa qua ha una durata veramente alta e dura dalla mattina alla sera e assolutamente non sbava. Rispetto a quell'altra non sbava per niente, e quindi
assolutamente l'ho ricomprata. Per arrotondare i totali, ho comprato la Casual Pencil 04 White, che comunque era una matita bianca e mi fa sempre comodo, e due pacchetti di salviettine della Shaka, che le svendevano a 99 centesimi e se ne acquistavi due ne avevi una a metà prezzo addirittura. Una è alla panna e l'altra al cioccolato, e non l'ho ancora aperte, però quando le aprirò vi farò sapere come sono, se sanno veramente di panna e cioccolato oppure no. Finiti gli acquisti di make up, passiamo agli acquisti un po' più particolari, un po' più inutili, come dico io. Acquisto che non possiamo definire propriamente acquisto è questo CD di Rio. Me l'hanno regalato andando a mangiare al McDonald's, per cui l'ho inserito, anche se non è propriamente un acquisto. Però niente, volevo farvi sapere che acquistando un menù e un Happy Meal vi regalano un CD. Io avevo scelto Rio, che è comunque un cartone animato carino, e quindi niente, se vi capita prendetelo. Da Coimport stavano vendendo delle cose in offerta e abbiamo trovato gli scaldamani a 1,50 l'uno, e io ho preso il cuoricino e il gufetto. Io questi qua li utilizzo specialmente al mattino quando sto uscendo di casa e si congela, perché si congela, le mani diventano dei cubetti di ghiaccio. Acquisto un po' più bambinesco, anzi ne ho tre di acquisti un po' bambineschi, anche se due sono raggruppabili, e sono delle tovagliette per fare la colazione, ma non delle semplici tovagliette, bensì di Frozen. A me piace Frozen, perché non l'avessi capito, a me piace da matti Frozen, quindi ho preso quella di Anna e Elsa, e l'ho pagate 1,90 euro l'una, e lo so, sono cose per bambine, però mi piacevano. Restando in tema Frozen e restando in tema bambini di 2 anni, ho voluto acquistare da Amazon al prezzo di 9,90 euro questa bellissima statuina. Guardate, ditemi che non è fantastica. Ora togliamo l'etichetta e guardate, è assolutamente bellissima, cioè io me ne sono innamorata completamente quando l'ho vista, perché è veramente fatta bene. Inoltre io ho già Anna, qui le ho tutte e due e sono bellissime. Sono una bambina, lo so, però mi piace troppo, veramente, mi piacciono un casino. Passando agli acquisti un po' più seri, diciamo, Arnold mi ha regalato, che è un controsenso perché non sono acquisti, comunque, mi ha regalato questo cappellino con l'orsacchiotto, tutto morbidoso, da Terranova, e l'abbiamo pagato 7,99 euro, e ve lo assicuro, tiene caldo, è morbidosissimo. E in abbinato mi ha regalato i guanti, e i guanti sono bellissimi, sono così, e come vedete hanno le dita scoperte, solo che se voi avete freddo potete sganciare qua e chiudere la mano, perché comunque vedete alla taschina, quindi sono delicatissimi, guardate, si abbinano perfettamente. E questi l'ho pagati 4,99 euro, quindi mi ha regalato questo set, chiamiamolo set, che mi terrà caldo al mattino. Poi passiamo finalmente ai libri che ho acquistato, e sono stati 7 libri che ho acquistato, tutte novità che aspettavo da un sacco di tempo. Partiamo dal primo. Ho acquistato Opal, di cui vi avevo già parlato, perché ve l'avevo detto, non mi ricordo in quale video, che l'avevo prenotato su Amazon. Infatti mi è arrivato il giorno dopo che è uscito il libro, cioè io l'ho prenotato e il libro è uscito ufficialmente il 12 novembre, il 13 era già a casa mia. Io li amo quelli di Amazon, ma veramente li amo. Comunque, a parte che questo libro ha una copertina spettacolare, è il terzo della serie Lux, e appunto si tratta di Opal di Jennifer L. Armentrout, non so come si dice. Il prezzo è di 12 euro, dietro è tutto lucido come potete vedere, mentre davanti è opaco, e io l'ho pagato 10 euro e qualcosina,
senza spese di spedizione, perché avevo acquistato insieme anche Elsa, per cui non ho pagato le spese di spedizione perché avevo superato il totale minimo. L'interno è tutto arancione, bellissimo. La copertina è la solita, nera, ed è edito dalla Giunti, di questo libro qui. Poi ho acquistato Silver, la porta di Liv, il seguito di Silver, che fantasia, di Kerstin Gier. Io odio queste bandette qua. Via. E è edito dalla Corbaccio al prezzo di 16,40 euro, che io ho pagato a prezzo pieno perché ho acquistato alla Mondadori, e alla Mondadori non fanno mai sconti. La copertina è questa qui, e diciamo che l'ho acquistato più che altro per curiosità, perché comunque ho già fatto la recensione del primo libro e la troverete sempre sul nostro canale, quindi quando lo leggerò ovviamente arriverà la recensione. Poi ho acquistato il seguito di Teardrop, che è Waterfall, ed è questo qui, di Lauren Kate. Allora, una cosa che mi fa imbestialire è che pubblicano il primo libro con una copertina assolutamente figa, perché ora non ho qui il libro sotto mano, però vi lascio una foto qui. È assolutamente figa quella copertina, voglio paragonarla con questa? Perché ristampate anche il primo con una copertina diversa e fate anche il secondo diverso? Ora ce l'ho tutti diversi, perché? Ma che rabbia! Ecco, il primo libro l'hanno ristampato così. Ma mi volete spiegare voi? Comunque il prezzo è di 16,90 euro, io l'ho pagato con 15% di sconto perché alla Feltrinelli, mi pare, facevano lo sconto, ed è edito dalla Rizzoli. La copertina è veramente basic, e sì, sono curiosa anche di leggere questo, e l'ho acquistato perché ovviamente è il seguito di un libro che mi è piaciuto, anche di questo ho fatto la recensione, quindi la trovate sul nostro canale. E quindi sì, leggerò anche questo. Poi, libro che sinceramente ho aspettato tanto, perché avevo saputo che forse lo pubblicavano o forse lo lasciavano in ebook, non si sapeva niente. E acquistarle in ebook a me non mi piace per niente, perché voglio sentirlo, io voglio il cartaceo in mano, chiaro. Finalmente uscito, se ce l'abbiamo fatta. E parlo delle Cronache di Magnus Bane. La copertina è veramente bella, edito dalla Mondadori al prezzo di 18 euro di appunto Cassandra Clare, ma anche di altre due persone, che sono Maureen Johnson e Sarah Reeds Brennan. La copertina è veramente splendida, ragazze, non potete capire. La copertina è così, e dietro presenta tutti gli ebook che sono usciti, quindi tutte queste storie distinte ognuna per una lettera, e inoltre c'è scritto che contiene un racconto inedito, quindi io non vedo l'ora assolutamente di leggere questo libro. Gli ultimi tre libri che ho acquistato, di cui uno mi è stato regalato, è una trilogia, perché io ovviamente parto e compro tutta la trilogia, perché metti che mi piace, poi devo star lì ad aspettare di acquistare il secondo, invece così ce l'ho già e basta. Ed è di Josephine Angelini, Star-Crossed, un amore che sfida la furia degli dèi. Questo qua, acquistato in versione morbida assolutamente, al prezzo di 5,90 euro. Non è sta grande impaginazione questo libro, guardate un po' voi. Ho sentito molte critiche su questo libro e sinceramente non lo so, però penso che non sia così male, insomma. Ed è edito dalla Giunti, quindi il primo che è Star-Crossed, il secondo Dreamless, che è nettamente più piccolo, ditemi un po' voi, sempre al prezzo di 5,90 euro, e Goodness, sempre a 5,90 euro, sempre mignon. E qui diciamo che l'impaginazione già si salva un po' di più. Bene ragazzi, questi sono stati i miei acquisti, spero vi siano piaciuti, io sono curiosa di leggere tutti questi libri, di provare tutti questi prodottini, di usare questo cappellino. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato dei nuovi libri in uscita in questo periodo, fatemi sapere se avete letto qualche libro che è appena uscito, tipo Magnus Bane o qualunque altra cosa. Fatemi sapere cosa mi consigliate, o se non mi consigliate per niente la trilogia di questi libri qua, perché ho sentito che molte l'hanno trovato un po' bruttino. Se avete provato qualcosa di quello che ho acquistato, fatemelo sapere qua sotto, e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!